benvenuti alla video recensione del TVX HD 6006 di Divico. TVX 6006 è un riproduttore multimediale con cui potrete visualizzare video, foto, ascoltare musica, ma anche guardare la TV digitale terrestre ed accedere a alcuni servizi web. Andiamo subito a vedere come è fatto. Qui nella parte frontale abbiamo uno schermo a punti LED che permette di visualizzare durante la riproduzione alcune informazioni relative ai brani. Nella parte superiore abbiamo una serie di tasti che si va dal pulsante di accensione a 4 tasti per il controllo della riproduzione e altri 4 tasti che sono frecce direzionali che permettono di muoversi all'interno dei menu. Nella parte sinistra abbiamo 2 fessure che nascondono il lettore memory card per SD e memory stick. Beh, qui abbiamo una ventola per il raffreddamento dell'hardware interno. Nel lato opposto abbiamo una fessura che nasconde l'hard disk interno. Facciamo vedere come è facile, non l'abbiamo già installato in questo momento, facciamo vedere come si può togliere. Basta rimuovere lo sportellino, prendere questo supporto, fare una leggera pressione e tirare verso l'esterno. L'hard disk è ancorato a una flangia che si connette tramite questa semplice vite e serve anche da slitta. Andiamo a rimetterlo dentro semplicemente appoggiando, spingendolo fino in fondo, fino a quando sentiamo tac, è fissato in sede. Andiamo adesso a rimettere lo sportellino di protezione. Nella parte posteriore vediamo i connettori. Abbiamo qui in basso a sinistra il connettore dell'antenna per il modulo sintonizzatore, doppio sintonizzatore digitale terrestre che permette di registrare e guardare contemporaneamente una trasmissione o registrare contemporaneamente due trasmissioni differenti. Abbiamo il connettore audio ottico, poi i connettori audio e video coassiali, il connettore HDMI, 2 prese USB per connettere hard disk e pendrive esterni, il connettore Ethernet per la rete, un altro connettore USB, questo serve però per la connessione con il PC, per poter così trasferire i file direttamente all'interno dell'hard disk presente all'interno del TVX, e infine il connettore per l'alimentazione. Insieme al TVX 6600 viene fornito un comodo telecomando che adesso andiamo a vedere. Il telecomando è ben fatto, i tasti sono in gomma dura e il layout è intelligente, almeno per quanto riguarda la parte superiore. Abbiamo il tasto di accensione muto, 4 tasti per le varie modalità TV, film, musica e foto, il pad numerico e un pad multidirezionale con tasto centrale che permette di, in questo caso, per il tasto centrale e i 2 tasti qui sopra, destra e sinistra, navigare all'interno delle tracce video e audio, e i 4 tasti direzionali per navigare all'interno del menu. Abbiamo poi il tasto stop che funziona anche per tornare al menu precedente e i 2 tasti doppi per il volume e la selezione del canale. I tasti nella parte qui sotto sono invece messi un po' alla rinfusa, non vediamo una logica particolare, soprattutto perché ci sono qui all'interno il tasto, per esempio, Go To, che serve per muoversi dentro le varie tracce audio e video, e il tasto Menu che lo userete spesso, quindi non capiamo bene perché non siano stati messi in una posizione un po' più privilegiata. Diamo ora un'occhiata al software. Il menu si presenta con una grafica curata e differenti icone permettono di accedere alle varie modalità. Abbiamo quindi le 3 icone principali, cioè Movie per la visione di film, Music per ascoltare musica e Foto per visualizzare presentazioni fotografiche. L'icona HDTV permette di guardare la televisione digitale e funziona solo se avete installato il modulo sintonizzatore TV. È possibile scegliere differenti modalità di visualizzazione dei file. Il più interessante è sicuramente quello che permette di visualizzare le copertine e delle wallpaper con informazioni aggiuntive sul film selezionato. Se volete, però, potete anche visualizzare delle semplici liste di file. Il menu dell'impostazione è completo e forse non adatto ai meno esperti. Si può impostare di tutto, dall'uscita video all'uscita audio, attivare delle funzionalità aggiuntive di controllo sull'audio, impostare le informazioni per accedere alla rete, per usufruire dei servizi web o anche per l'aggiornamento automatico del firmware. Una volta però impostato, il TVX funziona alla perfezione e vi permette di usufruire di tutti i suoi servizi.
Dal punto di vista software, il TVX è sicuramente uno dei riproduttori multimediali più completi che abbiamo provato e il software ha dato anche prova di essere molto veloce, non si è mai inceppato, insomma, un software veramente, veramente ben fatto. Questo riproduttore di Vico è acquistabile a partire da un prezzo di circa 280 euro, a cui dovrete aggiungere il costo per un hard disk da almeno 500 GB se volete usarne tutte le sue funzioni. Non costa poco, in commercio ci sono riproduttori multimediali che costano anche meno della metà. Possiamo quindi dire che è una spesa abbastanza alta, però chi lo acquisterà sarà certo di avere per le mani un ottimo prodotto, compatibile con praticamente tutti i file multimediali in circolazione e anche con un telecomando ben fatto che non è da sottovalutare. L'unico difetto che l'imputiamo è la mancanza di una presa USB frontale, che sarebbe stata sicuramente più comoda rispetto a quelle posteriori per connettere facilmente delle periferiche di memorizzazione esterne. Da Andrea Ferrario anche per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima video recensione.